1652. La peste giunge anche in Sardegna. La municipalità allora rivolse al santo la solenne promessa di organizzare ogni anno, il 1° maggio, una processione fino a Nora in segno di perenne devota riconoscenza. I magnifici consiglieri e cittadini hanno giurato, per voto solenne, che ogni anno in perpetuo si farà festa con abbondanza, intervenendo con la musica per renderla più solenne. La peste cessò e, fedeli alla promessa, i cagliaritani, per 358 volte, hanno condotto il simulacro del santo in processione sino a Nora, per rientrare, 3 giorni dopo, in città, una tradizione mai interrotta, neanche nel corso degli eventi bellici, quando, anche con mezzi di fortuna, comunque il santo è stato accompagnato nel suo viaggio. Non c'è altro rito che duri 4 giorni di ininterrotto pellegrinaggio, a piedi, dietro il carro del santo, quasi 100 chilometri fra andata e ritorno e deviazioni lungo il percorso, toccando tutti i centri abitati fra Cagliari e Nora. Le comunità di Giorgino, Suloi, Capoterra, Villa Dorri, San Roc, Villa San Pietro e Pula, insieme ai tanti devoti provenienti da tutte le parti della Sardegna, accolgono e accompagnano il santo nel lungo tragitto. Gli abiti, i gioielli e gli accessori, i tessuti, gli oggetti della vita quotidiana, i cibi della festa, gli animali, la musica, i canti, tutti contribuiscono a caratterizzare l'immenso patrimonio culturale tramandato da generazioni. Le traccas sfilano a rappresentare le comunità di devoti che partecipano in maniera attiva tutto l'anno. La cura dei buoi e la guida del cocchio del santo e delle traccas sono affidati ai carradori che, oltre a curarli durante l'anno, li addestrano e affiancano nel lungo tragitto, famiglie che da generazioni si tramandano il ruolo per devozione e tradizione. Degli scritti, però dei giornali, insomma, delle interviste di mio bisnonno, che lui diceva che comunque suo padre e suo nonno hanno iniziato prima di lui. La musica, elemento centrale del rito, in particolare le launeddas, l'antichissimo strumento di canna della Sardegna, si tramanda di generazione in generazione attraverso una trasmissione spesso indiretta, fin dalla più tenera età. L'arciconfraternita del Gonfalone, nella chiesetta di Sant'Efisio a Cagliari, svolge un ruolo centrale in tutti i rituali della festa di maggio, dalla consegna della bandiera alla vestizione del santo con gli abiti e gli ori della devozione, al suo insediamento nel cocchio di gala. Terzo guardiano Marco Marinaro, ti consegno la bandiera della guardiania, chiedendoti di portarla con l'onore e il rispetto che merita. Questo è il primo gesto, diciamo, che dà inizio alla festa, poi a seguire anche l'investitura col medaglione. Scortato da 2 mazzieri in livrea secentesca, l'Alternos, figura centrale del rituale, riceve il 1° maggio l'investitura dal sindaco con la fascia tricolore e il toson d'oro. Io, Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, per volontà popolare nomino te, Giovanni Dore, Alternos per rappresentarmi in tutte le manifestazioni che questa municipalità organizza in onore di Sant'Efisio Martire. Per i 4 giorni di pellegrinaggio e festa, Alternos e Arciconfraternita del Gonfalone saranno una sola entità, fede e municipalità, interamente al servizio di Sant'Efisio. Andate in pace e testimoniate la vostra fede. Nel corteo cittadino a Cagliari, l'omaggio delle genti di Sardegna precede il santo con l'imponente sequenza di devoti in abito tradizionale, cui si aggiungono i cavalieri, miliziani e traccas. I cavalieri, con i cavalli addobbati con fiori, fiocchi e sonagliere, partecipano per la prima volta nel 1886 a marcare il ritorno delle reliquie di Sant'Efisio da Pisa, ancora oggi portate a spalla nell'urna d'argento. La fortuna, oltre a fare il lavoro di abilità che fa la Polizia Municipale,
anche quella di scortare il cocchio in grande uniforme, il santo, durante tutta la fase del 1° maggio e del 4 maggio. Quindi questo per me è un privilegio enorme, per noi sardi insomma, è un motivo di vanto, sia sotto l'aspetto religioso che per il resto. I miliziani avevano il compito di proteggere lungo le strade costiere santo e pellegrini, e ancora oggi indossano fieri la loro antica divisa. Confratelli e consorelle dell'Arciconfraternita del Gonfalone partecipano al corteo cittadino a piedi, mentre la guardiania sfila a cavallo. A mezzogiorno, fra campane a distesa, una pioggia di petali da finestre e balconi addobbati a festa, le Launeddas, Sant'Efisio, nella carrozza di gala trainata da giganteschi buoi, inizia il suo viaggio verso Nora, in mezzo alla folla di devoti che si accalca per toccare un istante la statua, lasciare dei fiori, un gioiello, accarezzare quel manto per implorare una grazia. Se ricordo l'effetto che mi ha fatto la prima volta uscendo dalle stradine strette, imboccando il largo con quel mare di folla che ci ingoiava, ancora adesso mi viene la pelle d'oca, perché sei stando dietro il cocchio, non so se qualcuno l'ha mai trovato, molti dei miei colleghi sì, ma sei a pieno contatto con la folla e te ne capitano di tutti i colori. Nei momenti di disperazione la gente si vota senz'altro, in questo caso Sant'Efisio. Mentre avanza su un tappeto di fiori ed essenze odorose, il santo è salutato dalle sirene delle navi alla fonda in porto. Il santo è talmente preso in considerazione, talmente adorato, che deve camminare su un tappeto di fiori che sono profumati. Lasciata Cagliari, il rito entra nella sua dimensione più intima. La prima sosta è nella chiesetta di Giorgino, presso la famiglia Ballero, che custodisce il più modesto ed essenziale carro di campagna. Prima di arrivare in tarda serata a San Rocco, si fa una sosta a Villa Dorri, dalla famiglia Manca di Villa Ermosa, per il tradizionale bacio della reliquia. Il secondo giorno inizia con il trasferimento a Villa San Pietro. Il santo entra in paese in una esplosione di colori e di suoni che prosegue sino all'uscita verso Pula. Beni beni usias da Pula, beni beni usias da Domu Dua, a non si portai baci e amori. Gruppi in abito tradizionale, traccas, launeddas, cavalieri, strade imbandierate, messe a ogni ora nella parrocchiale sino all'imbrunire, quando la processione riprende il cammino per Nora. Finalmente a Nora. Nel pomeriggio, il punto più alto di tutto il pellegrinaggio. A spalle dei confratelli, il simulacro del martire è portato in processione dalla spiaggia alla zona degli scavi romani, dove, secondo la tradizione, il 15 gennaio del 303, Sant'Efisio fu decapitato. Come il canto e la musica di devozione sono un elemento costante dei 4 giorni di pellegrinaggio, così anche la danza e la festa contribuiscono a marcare in maniera indimenticabile le soste notturne del santo. Il 4 maggio, la strada del ritorno. Solo a tarda sera, alla luce di 1000 fiaccole, Sant'Efisio, dentro il suo cocchio, fa rientro nella sua chiesetta stampacina. Ancora migliaia di devoti fanno ressa per entrare e stare ancora vicino al loro santo protettore. Atrus annus è il saluto e l'augurio che ci si scambia. Ad altri anni, perché a Stampace, il 5 maggio, si pensa già alla festa dell'anno successivo. E così da più di 3 secoli e mezzo, e così sarà per sempre. Signor Paternos, egregio signor delegato del capitolo metropolitano, vogliate comunicare al signor sindaco e sua eccellenza il signor arcivescovo che oggi, 4 maggio dell'anno 2014, il voto è stato sciolto. E così sarà sempre, con l'aiuto di nostro Signore Gesù Cristo, della Madonna del Riscatto e di Sant'Efisio Martire. Ad altrus annus.